Buonasera, oggi come promesso cerco di spiegare quella che per me appare e posso definire solo una curiosa, strana combine, uno strano abbinamento, uno strano accoppiamento che si è verificato in occasione delle ultime elezioni politiche per due candidature di quelle bloccate che hanno riguardato, come ho mostrato nella copertina, il dottor Conte e il dottor Cafiero De Raho. È difficile che possa essere compresa e spiegata questa che io definisco una curiosa combinazione, se non fornendo quella chiave di lettura che solo agli interessati è nota. E poiché io di questa curiosità non posso che prendere atto senza voler trarre delle conclusioni, perché per carattere sono sempre stato aderente ai fatti oggettivi e provati. Io mi limiterò in questa sede a intanto spiegare solo i fatti, poi ognuno sarà libero di fare le sue valutazioni. Intanto, per comprendere questa combine, devo risalire a un giorno particolare. È la giornata del 18 giugno del 2020. Che cosa rappresenta per me questa data del 18 giugno 2020? È una data assai importante perché a quell'epoca, cioè fino al 2019, io ho praticamente eseguito quella ricostruzione che è narrata in tutta la prima parte del mio libro X-Day, che non sto qui a illustrarvi perché è troppo ampia, ma che comunque vide o avrebbe dovuto avere la sua conclusione con l'ultima attività di indagine, di ricerca di riscontri che io svolsi negli Stati Uniti dopo aver fatto ricerche praticamente in tutto il mondo su quanto io avevo raccolto e illustrato nel mio libro La Bestia. Praticamente io mi reco negli Stati Uniti dal giorno, mi pare, 26-27 gennaio del 2020. Vorrei farvi presente che già nei giorni precedenti io avevo individuato, seguendo le mie chiavi di lettura,
Avevo già individuato a poche centinaia di metri praticamente da dove abito a Trento quel centro di potere che era da me stato ricavato nelle mie ricostruzioni che mi avevano condotto all'individuazione di alcuni personaggi che comparivano in fatti che allora nemmeno erano presi in considerazione dagli altri, ma da me sì, perché il grande scossone che in me si è verificato nelle ricostruzioni è avvenuto nel 2019, cioè l'anno appena precedente, perché vorrei ricordare che mi pare fosse l'inizio di novembre, adesso non ricordo, comunque è scritto nel libro, quando a Palermo vennero ritrovati dei manifestini in cui erano riprodotte le immagini dei poveri Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, così appesi ad una croce e con una macabra indicazione che indicava il loro inutile sacrificio. Quando avvenne quell'episodio, ebbi la percezione che quel messaggio fosse un segnale trasmesso da qualcuno dei nostri apparati, dalla parte dei buoni. Un segnale che indicava che qualcosa stava per accadere. E io ricordo che non so quanti post scrissi, ipotizzando tutto quello che era avvenuto in quegli ultimi tempi e che conduceva che avrebbe potuto condurre all'insorgere di un qualche cosa di terribile che era sotto i nostri occhi, ma non era palese. E quindi posso solo rinviare, o per chi ha pazienza, a leggere il tormento attraverso cui ricostruì tutte le possibili e immaginabili ipotesi che io mi posi, però tra queste già avevo rilevato, poiché già ero arrivato alla considerazione che ci si stava avvicinando alla fine dei tempi, secondo l'interpretazione di questa massoneria che avevo già in quel momento individuato, avevo individuato alcune componenti essenziali e anche alcuni soggetti. Chi? In particolare vi era stata una alleanza imprenditoriale denominata, mi pare, AD 2020, della quale faceva parte Rockefeller, Bill Gates, la Savi, cioè delle ditte farmaceutiche, e che era già stata costituita negli anni precedenti, e che si proponeva il fine che a quell'epoca sembrava
non realizzabile, quella di identificare tutti gli uomini. Ed era emblematica una frase di commento sarcasticamente e col sorriso espressa da Bill Gates, in cui si diceva pressappoco così: Ah, come sarebbe bello che si riuscisse a individuare in un'unica base, in un unico centro di controllo, l'identità di tutti i soggetti del pianeta, in modo da poter individuare e consentire a quelli che meritano di ottenere i mattoni che gli spettano. Ecco, era una premonizione di un progetto che a quell'epoca non era decifrabile, però il progetto era chiaro e limpido nella sua ideazione, e cioè quello di mettere in essere, mettere in opera una qualche attività che avrebbe dovuto controllare le masse. Ecco, accanto a questo me ne erano state altre, perché era stata soppressa, era stato soppresso il divieto, di, effettuare sperimentazioni, sui batteri e sui, vaccini. E questo è avvenuto proprio in quel periodo, il 2017-2018, e quindi era già in quel momento, quando venne emesso questo provvedimento, venne anche da taluni prospettato il pericolo che potesse avvenire qualcosa. Ma proprio quell'anno, il 2019, vide quella sperimentazione che venne effettuata proprio da Bill Gates, dalla fondazione Bill e Melinda Gates, quella sperimentazione che prendeva in esame la possibile diffusione di una pandemia nel Brasile dalle coltivazioni delle vacche, e quindi veniva prospettata una qualche cosa che sarebbe stata pandemica e distruttiva dell'umanità. L'impressione che io già in quel momento avvertii è che quando venne pronunciata quell'avviso, quell'avviso non fosse un avviso di un semplice studio, no, fosse l'avviso che il progetto era partito, il progetto era iniziato, cioè che era già scattata la pandemia. Però era solo un'ipotesi. Poi ci stavano molte altre ipotesi, però di certo io individuai vicino casa mia, proprio sotto casa mia, il centro della fondazione Bruno Kessler, che è molto importante, perché io vi ero arrivato da argomenti molto, molto lontani, ma che si concludevano praticamente nella realizzazione, cioè nella presenza, nella constatazione della presenza, a poche centinaia di metri da casa mia, affacciandomi proprio al balcone del mio studio, dell'Università di Trento, che vede dai primi anni 2000 la partecipazione diretta di Bill Gates, associato
a studiosi trentini e a personaggi internazionali, a scienziati internazionali, in attività che in quel momento non potevo immaginare fossero pertinenti a qualche cosa che stava per accadere. Però io posso anche mostrare qui perché questi cellulari sono maledetti perché controllano tutto, però costituiscono anche un'ottima agenda e quindi posso dimostrare come feci uno screenshot proprio della mappa di Google Earth che incentrava i reparti della Fondazione Bruno Kessler che si occupavano di questi studi scientifici che, ripeto, erano seguiti a livello internazionale da questa equipe di studiosi che erano collegati, come ho detto, con l'Alleanza 2020, erano collegati con Rockefeller, che io ritenevo fosse alla base, di quel governo universale risalente, diciamo, non dico all'inizio del secolo XIX, ma senza dubbio nel XX secolo e poi nel XXI secolo, in sperimentazioni di tutti i generi e in particolare nel progetto Monarch, che è quello del controllo delle masse. Sono dei concetti che sono tutti descritti nel libro X-Day, prima parte. Doveva finire il mio libro recandomi a New York e a Washington, perché avevo individuato in particolare nel Pentagono e nella realizzazione del faro di Alessandria in Virginia, quella che io individuavo essere il marchio della bestia dell'imperialismo degli Stati Uniti dal suo sorgere, e cioè dalla fine del XVII secolo. Dal 1780, insomma, da George Washington, dalla prima presidenza di George Washington. Ecco, e quindi quando io vado a New York, praticamente parto che già c'erano le notizie della pandemia, dell'inizio della pandemia in Cina, ma non venivano ritenute attendibili. Presi l'aereo con la mia segretaria, perché io non conosco l'inglese, e eravamo così, senza maschera, senza niente. Al ritorno non fu altrettanto, perché, come si ricorderà, il 31 gennaio venne dichiarata la pandemia a livello planetario, che ha da allora condizionato il mondo da allora fino a oggi. Ecco, e quindi quando io ritornai in Italia con la mascherina, sembrava, trovai un altro mondo, un mondo che poteva sembrare di fantascienza, ma che di fantascienza non era, perché divenne la nostra realtà. Ma la cosa più incredibile per me era determinata dal fatto che la gestione della pandemia risultò immediatamente nelle mani delle persone che io avevo già individuato essere rappresentata da coloro che rappresentavano quella regia universale che io avevo individuato, diciamo, dal passato fino a quel momento. E quindi la pandemia si manifestò esattamente in quel modo.
E quindi ebbi come, quindi nel mio libro che se lo prendo, ce l'ho qua dietro, è X-Day, io l'ho diviso proprio in due perché doveva essere finito e invece è cominciata soltanto la seconda parte, perché da quel momento è iniziata la pandemia e quindi il riconoscimento di tutto quello che è avvenuto dopo. Per farla in breve, io ho individuato il numero 21 che ha un significato profondo in studiosi, in particolare era in Aleister Crowley che leggeva i numeri anche all'incontrario, erano i numeri 21 e il numero 1, 2, 2, 1. 21. Sono gli stessi numeri, se ci pensate bene, che sono alla base anche della data ipotizzata, profetizzata nella profezia Maya, perché era il 12, 12 del 2012, era ricorrente sempre questo numero, sia pur in modo diverso, no? E quindi, ma che rappresenta il 12 e il 21 in base a quello che ho individuato io in questa massoneria? Individuano, perché è questo che è da tenere presente, perché se non si capisce questo, non si capisce niente della massoneria e di questo progetto. Di questo progetto che viviamo oggi, si richiamano all'origine. La massoneria, è uno studio meraviglioso perché è lo studio dell'uomo, della conoscenza, della sapienza dell'uomo. E quindi sotto questi profili è meravigliosa perché aggiunge rispetto alle conoscenze note e tramandate anche quelle ignote che sono tramandate solo oralmente perché al subentrare del cristianesimo tutto ciò che prima era pagano divenne vietato, però venne tramandato e queste culture vennero in qualche modo trasmesse attraverso pittori, artisti, musicisti, scienziati e quindi la vera storia che noi conosciamo, quella non è la vera storia, la vera realtà storica per riuscire a capirla è composta dalla parte che è tramandata e dall'altra che è tramandata oralmente, e quindi e questo è molto più difficile, però va integrata l'uno con l'altro per comprendere la storia vera. Ecco perché io parlo sempre dell'altra storia, no? E l'uno e il due che cosa sono? Dunque, la massoneria cerca di spiegare tutto dalla creazione, anche il calendario ebraico parte da una data che dovrebbe essere l'origine della descrizione dell'uomo da quando ha lasciato le sue tracce scritte, no? E quindi dalla creazione. Creazione che viene descritta nella Bibbia in particolare da ciò che venne realizzato nel primo e nel secondo giorno. Sono la chiave di tutto, perché nel primo giorno Dio creò l'acqua. L'elemento essenziale che, come sapete, nelle missioni astronomiche si va a cercare sui pianeti l'acqua, perché se si trova l'acqua vuol dire che è la fonte della vita, perché è così stato per noi, no? Ecco, nel secondo giorno l'acqua, gli oceani vengono divisi in due, vengono separati in due, come? Attraverso la luce. Ecco, e questo concetto di luce è quello che viene posto dalla massoneria a fondamento dell'iniziazione, perché
Perché l'illuminazione, la luce, la vera luce che loro ritengono provenga da Lucifero, è rappresentata da ciò che consente di conoscere, ecco, di comprendere la realtà. Quindi, e se voi consultate una Bibbia, vedrete che nelle annotazioni è scritto che veniva rappresentata questo concetto del secondo giorno, veniva rappresentato con due montagne, il mare sotto, il cielo sopra. E è come se le due montagne sostenessero il cielo. Cioè, e la luce è quella che consente quindi di distinguere il mare di sotto dal mare di sopra che diventa il cielo. Ecco, quelle montagne ai lati non sono altro che le due colonne. È la rappresentazione dell'iniziazione della conoscenza. Quindi, attraverso il numero 12 e 21, l'interpretazione, l'iniziazione, si accede a quei simboli che costituiscono i principi fondamentali della comprensione. Ecco, ritorniamo al 2020. Io queste cose le ho comprese, le ho capite, le ho spiegate sulla base di testi, in particolare un'opera di Baum, l'Alba, si incentra in che cosa? Si incentra proprio sul secondo giorno e che nell'autore Baum vede proprio attraverso queste chiavi di lettura che io ho descritto nel libro X-Day. Descrivono in un paragrafetto che è scritto in corsivo, no? Il 38, perché ogni frase era riportata con un numero. Ecco perché loro si riescono a parlare, perché hanno delle chiavi di lettura. Io avevo capito che c'era il 38 di mezzo e avevo capito che indicava il diavolo, indicava Lucifero, però lo sono riuscito a capire bene quando ho trovato questo libro, L'Alba, questo autore, perché al numero 38 c'è scritto La porta del mistero e appunto viene citato ciò che nella Bibbia è indicato essere avvenuto nel secondo giorno. 21, 21, il 21 giugno del 1989 è stato l'attentato della Daura, e quindi io non lo so, ho vissuto con un'ansia enorme tutta quella parte della mia ricostruzione che mi ha indubbiamente condizionato per l'intensità attraverso cui ho fatto le mie ricostruzioni e mi ha portato anche se non avevo finito la revisione finale del libro che io divisi in due, uno l'Aurora e poi X-Day, Vid 21. Vid è il simbolo, è una sintesi del concetto espresso dai Rosa Croce nel libro, no? Alla fine proprio lo preciso e lo descrivo e coincide con i precetti scritti nel Georgia Guidestones e quindi insomma non è facile spiegarlo in poche parole qui. Però fatto sì è che ho avuto come la percezione, anche perché c'era la pandemia in corso, che stesse per avvenire qualche cosa e quindi io feci una denuncia di quelle che in quel momento ritenni essere le illegittimità
più macroscopiche verificatesi nella storia della nostra Repubblica, e non sapendo a chi portarla, perché l'ho portata perché riguardava in fin dei conti le autorità centrali e massime dello Stato, le portai alla Direzione Generale Antimafia, il dottor Cafiero De Raho. Ecco il primo nome della famosa Combine, che quando contattai fu felice di accogliermi, di dirmi sì, vieni, corri, cose, eccetera. Ecco, mi dette appuntamento per il 18 perché io avevo urgenza, perché per me il 21 poteva anche essere il 21 di giugno, che era la ricorrenza del tentativo di uccidere Giovanni Falcone, che avvenne per l'appunto il 21 giugno, che è il giorno dell'equinozio di primavera, no? Lo sapete tutti. E quindi con questa ansia che mi portavo dentro, che stesse per accadere qualcosa oltre alla pandemia che era in corso, io fissai l'appuntamento, andai all'appuntamento e mi ritrovai entrato, fatto entrare dentro la sala. Mi ritrovai davanti a tutti i magistrati del componenti la Direzione Generale Antimafia e Antiterrorismo, presieduta dal dottor Cafiero De Raho, con cui immediatamente litigai, ebbi una discussione, perché io che facevo queste dichiarazioni mie spontanee, e che era una ipotesi, ma accompagnata da una denuncia specifica di reati, che facevo io. E quindi io ritenevo che avessi tutti i diritti per registrare ciò che io dicevo, no? E quindi ecco, e io adesso vi faccio ascoltare esattamente, vi faccio ascoltare l'inizio del mio, chiamiamolo interrogatorio, libero, cioè più che interrogatorio è stata una serie di mie dichiarazioni. Ve lo faccio ascoltare. In presenza del signor procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia aggiunto del consigliere Giovanni Russo, sostituto procuratore nazionale dottoressa in Bergamo e il convenuto è il dottor Carlo Sì. Palermo. Carlo Palermo, assistiti dal nuovotenente generale Savino. Dottor Carlo Palermo, nato 28/9/1947 ad Avellino, residente a Trento. Scusi, se può ripetere perché nel frattempo. Nato ad Avellino il 28 settembre 1947, residente a Trento, via Ai Casotti numero 2. Perfetto, molte grazie. Lo mettiamo qua così al centro, sperando che prenda tutte le voci, vi chiedo. Diamo anche atto, però, che il dottor Palermo procede anche egli a Ah, registrazione perfetto. per avere memoria di ciò che sta riferendo, Sì. perché non ci sembra possa esserci un ostacolo alla sua registrazione. O dobbiamo verificare se ci sono ostacoli, dobbiamo pensarci un attimo. Potrebbero esserci ostacoli alla divulgazione della registrazione, perché l'atto investigativo che stiamo compiendo è un atto coperto dal massimo segreto giudiziario. Ha ragione, quindi penso che non possa registrare. Io insisto, scusate, ma io sono parte offesa e le mie dichiarazioni sono dichiarazioni personali e conseguentemente io ritengo che per mia tutela e anche per verificare ciò che verrà fatto dagli organi inquirenti, per completezza,
ritengo che debba rimanere traccia integrale e la debba avere, in quanto precedentemente per atti che io ho svolto e per attività che io ho su mia richiesta interrogato dai magistrati di Caltanissetta, ho constatato delle inadempienze inammissibili e che derivano anche dal fatto che sono state fatte ed eseguite delle sommarie verbalizzazioni e nemmeno completate. E dato che di ciò è possibile avere la prova solo ed esclusivamente confrontando quello che io dico con quello che viene verbalizzato e poi fatto, io ritengo di avere ogni diritto a avere copia originale, cioè di quelle che sono le mie dichiarazioni, perché ogni mia dichiarazione comporta determinate conseguenze. Guardi, dottore, il problema è che il nostro colloquio investigativo è un atto segreto, ma non solo è segreto ora, è segreto per l'eternità, perché il colloquio investigativo non può essere utilizzato mai in nessuna sede. Quindi costituisce la registrazione soltanto lo strumento per la nostra memoria e per consentire lo sviluppo di approfondimenti. Partiamo anche da un altro presupposto, che la Direzione Nazionale non fa indagini, con la conseguenza che fa degli approfondimenti, delle analisi, delle elaborazioni attraverso l'acquisizione di atti ed altro. Va bene. Mentre la denuncia costringe il pubblico ministero a approfondimenti per l'esercizio dell'azione penale, invece le dichiarazioni che lei porta a noi hanno solo uno scopo, quello di consentire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e impulso, non altro. Ma se lei utilizzasse però quella registrazione in qualunque momento, già sarebbe una violazione alla nostra segretezza. E io non posso... Va bene, io non intendo, lo chiudo, perché se, altrimenti no, infatti... perdiamo tempo. Ecco, io adesso vi mostro quella che è stata la mia denuncia presentata il 18 giugno del 2020 al procuratore nazionale antimafia dottor Federico Caffiero De Rao, quale parte offesa nei fatti relativi alla strage di Pizzolungo, come difensore di Rosario Schifani nei fatti della strage di Capaci e come allegando la precedente, richiamando la precedente denuncia del 24 dicembre 2019 al dottor Gabriele Paci di Caltanissetta, oggi procuratore a Trapani, che riguardava Graziella De Palo, con attinenza alle argomentazioni già esposte in connessione ai fatti di Pizzolungo a Daura Capaci, ma perché sono fatti che sono tutti collegati, come lo spiego in qualcosa qui, come 20-30 pagine, solo che qui sono esposti con riferimento alla diffusione del virus Covid-19, che a parere, tenendo conto dei precedenti accadimenti che io riconduco fino all'inizio. E quindi quali sono i reati? Violazione della legge 82, Anselmi, associazioni segrete, 270 bis, associazione con finalità di terrorismo, bioterrorismo, anche internazionale, di eversione dell'ordine democratico, 283 codice penale, attentato alla Costituzione, 416 bis, associazione a delinquere di stampo mafioso, epidemia non colposa, dolosa, allarme sociale, aggiotaggio, perché conoscevano gli interessati, quelli che hanno posto in essere questi fatti hanno fatto speculazioni in borsa.
a carico dei seguenti soggetti: Giancarlo Elia Valori, Silvio Berlusconi, Antonio Dalì, Antonio Passorino, avvocato Ghedini, Piersella Gelmini, figlia di Don Elicio Gelmini, deceduto, attuali responsabili della società dell'Isola di Formica, Mondoic, Zichichi padre, figlio, Grande Oriente, Stefano Bisi. Primo gruppo. Secondo gruppo. Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Vittorio Colao, Enrico Giovannini, gli altri componenti della task force, Davide Casaleggio, Speranza, Roberto, Bonafede Alfonso, Gualtieri Roberto, Domenico Arcuri, Matteo Salvini, Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Terzo gruppo, il direttore generale dell'OMS, la Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, Paolo Gentiloni, Commissione. Il quarto gruppo, Fondazione Bellagio, Fondazione, l'attuale responsabile della Fondazione Rockefeller, Bill e Melinda Gates per la Fondazione Bill Gates, l'Alleanza ID 2020, la Fondazione Bruno Kessler, Presidente Profumo, Amministratore Delegato, il Cosby Center, Laboratorio Paritetico Microsoft Università di Trento, battezzato dagli allora ministri Letizia Moratti e Lucio Stanca con Bill Gates, Francesco Della Porta, Boscardì, Manlio Di Domenico, la società GEDI, la Spindox, l'Università di Trento, l'EIT, la Ducati Energia, la Centro Ricerca Energia della FIL, la Microsoft Italia amministratore delegato. Queste sono le persone che io ho denunciato con nome e cognome, allegando le precedenti denunce, nelle quali avevo già denunciato l'attività massonica, i traffici di droghe, i traffici di armi, l'attentato di Pizzolungo e al centro operativo Gladio Scorpione, l'attentato alla Daura, la Capaci, la trattativa Stato-mafia, il controllo degli appalti, le connessioni col processo Rostagno, i collegamenti con Gheddafi, in particolare i Rosa Croce d'America, Giancarlo Elia Valori. Le connessioni che avvenivano sul 38° parallelo nord, la porta del mistero, ecco Jacob Bohme, perché dà la comprensione del numero 38, che è il 38° parallelo, dove io feci, vedete queste cartine, guardate che io allego. Aleister Crowley non l'avevo ancora trovato a Trapani, ma era già tutto scritto. La porta del mistero, i misteri della Chiesa. Ecco, vedete, il 38° parallelo, la grotta di Perifemo, il centro scontrino, la sede del centro scontrino, le isole di Formica, della Daura, Cefalù, Monte di Diana, Piramide, della Luce di Mosca, la Cappadocia in Turchia. È meglio che non parlo su questo episodio. Ecco, guardate queste, vedete queste? Ne parlerò esattamente il 2 aprile, perché ci stanno delle novità su questi aspetti. Ecco, i fratelli Salvo, la famiglia Dalì. Io vorrei che guardate al cimitero di Trapani. Ma come? Ma viene scoperta una loggia egizia e non si guarda che al cimitero di Trapani esiste una piramide. È un luogo sacro cristiano, ma esiste dal 1870 questa piramide egizia. E poi c'è anche per la famiglia in Piccichè i collegamenti con Silvio Berlusconi, con padre Eligio, Don Pierino Gelmini e sua figlia che è esattamente per Stella Gelmini. Queste sono le famose cartine dell'85 e dell'89 che indicano il controllo militare della NATO. Ne parlerò il giorno 2 aprile.
I fatti addebitabili a Stefania Craxi nel governo Berlusconi nel 2009, ma è complicato, non sto qui a spiegarvi tutto. È tutto raccontato nei minimi dettagli, come anche, perché per essere breve e più breve nelle mie spiegazioni, per rendersi conto del fa che c'è anche quella parte in cui io spiego il fatto che erano illegittimi, per questo io ho fatto quella denuncia, perché venivano violati i diritti fondamentali, evidenziando il fatto che con un decreto legge non si può, è vietato con un decreto legge incidere sui diritti fondamentali essenziali. Non è possibile, non è lecito. Ci sono precedenti della magistratura, ma anche di rimessioni da parte dei precedenti presidenti quando venivano sfiorati i diritti fondamentali. Nella specie vennero soppressi, vennero compressi con quei provvedimenti di CPM che ricevettero censure dalla magistratura, ma le ricevettero per il fatto che non potevano però essere dichiarati illegittimi, annullati, perché ad essi ne subentrava un altro dopo 15 giorni e quindi decadeva, quindi non si poteva annullare ciò che non esisteva più ormai. E quindi io raffigurai, per farla qui in breve perché sennò non finisco, questi reati. Vedete questi reati? Questi sono i reati. Ecco. E qui c'era il presidente del Giuseppe Conte. Insomma, io credo di tutta evidenza perché parlo di Combin, perché questa denuncia non ha avuto seguito. Non ha avuto seguito. Io ho chiesto anche di essere informato nel caso in cui per questa denuncia fatta nei confronti di soggetti individuati per reati specifici. Sì, mi rendo conto che si tratta di soggetti importanti, però non ha avuto seguito. Io non, è inutile che vi sto a mostrare i seguiti che ha avuto questa denuncia, perché per qualche giorno io ho continuato a mandare ulteriori, perché ogni giorno ne trovavo di nuove di cose. E quindi ho chiesto il rilascio della famosa registrazione delle mie dichiarazioni. Ho nominato un avvocato per essere notiziato in caso di richiesta di archiviazione, che non è venuta, non c'è stata. Fa bene Carbone a evidenziare i modi in cui non è possibile nemmeno venire posti a conoscenza di una richiesta di archiviazione, sulla quale tra l'altro credo di avere speso il mio nome. Sono vittima di una strage, ho parlato a nome di altri, non ho avuto una risposta, una. Sono magistrati, io ho sempre difeso i magistrati, perché non è che sono tutti così. Io mi auguro di trovare quelli che raccolgano i miei appelli. Non credo di sbagliare su tutto e lo vedrete il giorno 2 aprile, quello che dovrò vomitare fuori. E io questa denuncia l'ho ripresentata tale quale alla procura di Caltanissetta,
E anche lì non ho ricevuto niente, niente, nessuna comunicazione, come se non avessi fatto niente, come se non avessi scritto niente. Però un fatto è certo, che in questa denuncia il primo dei soggetti, a parte il Presidente della Repubblica che l'ho ritenuto responsabile come garante della nostra Costituzione per l'emissione di tutti quei provvedimenti che io ho reputato illegittimamente violati anche con i decreti legge e a maggior ragione con tutti quei DCPM, per non arrivare a parlare delle cose di oggi. Io sto cristallizzando semplicemente la situazione al 18 giugno 2020. Ecco, vorrei che ricordiate questa particolare circostanza. Perché per me era imminente il 21 doveva accadere qualcosa. Poi quello che è accaduto in effetti di rilevante sotto il profilo massonico è stato nel 21 la porta dell'inferno portata al Quirinale. Ecco, quello è stato il fatto decisivo. Ma adesso lasciamo perdere tutto questo, la combina. Ma la combine è così evidente, cioè io dico che è una curiosità, punto. Di certo Conte è stato il primo soggetto che io ho denunciato qui nel gruppo delle responsabilità governative. E Conte ha ritenuto di farsi affiancare esattamente dal dottor Cafiero De Raho. Il dottor Cafiero De Raho è quello che è stato il soggetto che ha visto, ecco, il mio atto, che ha esaminato con tutta la direzione generale antimafia e antiterrorismo d'Italia e senza nessun seguito. Io non faccio osservazioni, dico solo che è una magica combine, una combine stellare.